il centrodestra comasco unito sotto lo stesso tetto. Non tanto o non ancora in vista delle elezioni amministrative 2017, quanto per un appuntamento con le urne più ravvicinato, il referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo. Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono ritrovati oggi in Piazza Duomo a Como per presentare ufficialmente il comitato del no. Per spiegare ai cittadini quali sono le ragioni per cui bisogna andare prima di tutto a votare, perché ricordiamo che non c'è il quorum, e votare no perché è una farsa, è l'ennesima presa in giro di un governo di non eletti. Quindi senz'altro la prima motivazione è questa, una riforma che ci toglie di fatto la democrazia, ci toglie l'autonomia regionale e ci toglie tante altre garanzie. Secondo noi poi è uno scempio contro la della Costituzione, in quanto attraverso appunto la riforma praticamente delegittima quello che sono il potere dei cittadini. Credo che questa riforma istituzionale e costituzionale sia sbagliata profondamente. Renzi dice innanzitutto che serve per velocizzare la produzione legislativa. Non abbiamo bisogno di più leggi approvate più velocemente, avremmo bisogno di semplificare, di avere meno leggi. Si crea un caos istituzionale, non si capisce come sono ripartite le competenze nei diversi livelli di governo. Abbiamo visto quello che è successo con l'amministrazione provinciale, temo che sarà la stessa cosa anche con le regioni. Hanno partecipato all'iniziativa anche Alessandro Fermi e Nicola Molteni, rispettivamente sottosegretario regionale e deputato di Forza Italia e Lega Nord, che hanno lanciato un allarme sulle autonomie locali. Oggi approvare questo referendum vuole semplicemente dire che alcune delle competenze regionali tornano ad essere romane. Siamo una città turistica, siamo una provincia turistica, tra le varie competenze che torneranno con il sì a Roma c'è certamente il turismo. Il rischio anche sulla sanità, perché a quel punto Roma avrebbe molte più competenze in materia sanitaria. Questa riforma segna la morte del federalismo. Con questa riforma si ha la cancellazione, l'azzeramento di tutte le forme di partecipazione di autonomie locali. Gli enti locali vengono uccisi con questa riforma.